Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Kena Bridge of Spirits. Oggi impariamo a controllare la nuova bomba spirituale e raggiungiamo un nuovo villaggio intriso nella corruzione. Ci attendono ovviamente pericolose boss battle, tanti nuovi nemici e finalmente liberiamo una creatura mistica potentissima. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio, mentre intanto i Rot mi osservano come a dire: ma che cavolo sta facendo? Perché sta fissando un punto nel vuoto, ragazzi? Non sono malata di cervello, ok? Allora, dopo aver salvato Taro e la sua famiglia, abbiamo raggiunto una nuova zona del villaggio, nonché una strana miniera abbandonata dove abbiamo incontrato una nuova alleata che ci ha sbloccato la bomba, un movimento sensuale che sembra interagire con le rocce del luogo e ci dovrebbe servire probabilmente anche contro le battaglie. Sì, il problema è che devo ricordarmi i tasti. Ah già, ci attendeva la boss battle fin dall'inizio, perché mai una cavolo di gioia? E quello che cos'è? Aspetta! È fatto degli stessi tipologie di cristalli, quindi se lancio la bomba e la faccio esplodere... Oh! Poi lo possiamo attaccare direttamente sul cristallo centrale, uccidendolo in un solo colpo. Ah! Altrimenti non riusciamo a colpirlo. Allora, aspetta, rilancia la bomba. Perfetto. Falla esplodere. Ah! Porco cane, c'aveva il cugino in parte. Aspetta. Ah! Non ho abbastanza tempo, mi sono fatto prendere dall'ansia. Questi sono completamente corazzati. Aspetta. Ok, esplodi, bomba. Poi in un solo colpo. Due pezzi di uno. Aspetta, rallentone e contrattaccone. Perfetto, shottati entrambi. Ragazzi, andate lì. Perfetto, ok, intanto uno lo abbiamo distrutto. Occhio, Kena. Vediamo di eliminare i bastardoni volanti. Ok, altrimenti continueranno a romperci le balle in continuazione. Allora, teniamo pronta la bomba. Perfetto, vai. Ok, fuori uno. Ottimo, l'altro non sono riuscito a colpirlo tuttavia. Ok, eliminato quello. Colpisci il tizio sotto. Riesplodi il tutto. E voilà. Ok, dimmi che era l'ultimo. Che ansietudine, porco cane. Ok, i ragazzuoli sono ritornati, quindi dovremmo poter depurare il cuore lassù. E... olè! Oh, dovremmo aver risanato tutta la zona. Decisamente molto meglio. Ok, il nuovo potere non è niente male, anzi appena possibile. Vediamo ovviamente di potenziarlo. Perfetto. Il problema è che ha tempo, quindi devo darmi una mossa, altrimenti rischiamo di essere schiacciati dalle rocce. Corri, Kena, perfetto. Inoltre, per adesso posso lanciare una sola bomba, ma immagino che una volta potenziata probabilmente ne dovremo poter utilizzare almeno due. Oh, il primo Rot dell'episodio. Buongiorno, signore. La prossima volta venga a darci una mano, non stia lì a battere la fiacca. E siamo appena a 38. Ce ne mancano 80.000 gente. Ok, dovremmo poter passare attraverso la zona che abbiamo appena liberato dalla corruzione. Allora, dobbiamo ovviamente lanciare la bomba. Wow! Ok, veloce, Kena. Prima che il potere si disattivi. Aspettate che con il controller sono una chiavica immane. E voilà. Perfetto, abbiamo trovato un punto sicuro con un ulteriore chest. Gioco, non darmi solo cristalli. Ah no, abbiamo un nuovo cappellino. Ah, quello col coleottero. Eh beh, mi par giusto, eh. Questi sono molto amanti della natura. Il Drone Gamer odia gli insetti, ma vabbè, dettagli. Oh, aspetta un secondo. Questo lo possiamo anche girare. Oh, buono a sapersi. In realtà credo che sia una cosa doppia. Dobbiamo prima di tutto vedere di far esplodere la bomba lì. Ottimo. Poi ne dobbiamo lanciare un'altra. Si sta ricaricando. Ok, si è ricaricata da quest'altra parte. Ora facciamo esplodere anche quella. Perfetto. E... aspetta, come ci arrivo? Oh, ho visto adesso c'è il fiore. Aspetta, Kena, torna indietro. Ok, ho ancora qualche prezioso secondo. Ottimo. Ho dimenticato completamente di girare questa piattaforma perché sono pirla. Ma dovrei arrivarci giusto giusto. Ok, ho fatto un po' di casino, ma ce l'abbiamo fatta. Purifichiamo anche questo cuore. Ok, e liberiamo l'accesso alla prossima zona. Uila, signorina, la vedo. Maronne, ho causato un big crollo. Se ricordo bene, la piattaforma centrale non aveva abbastanza energia. Pertanto dovevamo trovare una sorgente alternativa. Tipo questo. Oh, ok, dobbiamo capire come orientare tuttavia i vari cristalli. Quindi così. Poi, no, dobbiamo girare anche questo di un paio di volte. Poi resta quello sopra e direi che ci siamo. Ok, abbiamo ridato corrente solo per metà. Poteva anche darmi una mano, voglio dire, uno spirito. Ho capito che non può interagire col mondo fisico, però... ok, abbiamo trovato un piccolo laboratorio di qualcuno qua sopra. Aspetta che lancio un'ulteriore bomba anche lì, che mi permette di passare attraverso. Oh, buongiorno. Oh no, è una prova con l'arco. Ok, aspetta, sì, non ce la farò mai. E poi mai con le mie molto limitate abilità da arciere. Aspetta, vediamo anche di rallentare il tempo, così dovrei riuscire a prenderli tutti, vai. Ok, è tutto questo per... oh, un ulteriore Rot, un altro che gli piaceva l'arco a quanto pare. A Robin Hood, muovete. Ok, ora non ci resta che trovare un modo per raggiungere l'altra piattaformina. Quindi spariamo qui, perfetto.
Il problema è che non è che mi porti molto in alto. È doppio anche questo? Vai Kena, aspetta. Spara anche questo. E voilà. Ho la vaga impressione che questa tipologia di enigmi saranno largamente utilizzati più avanti. Stiamo per essere attaccati, vero? Ok, eliminiamoli rapidamente. Devo anche ricordarmi che ho quel cavolo di salto doppio e attacco dall'alto, che non è niente male. Aspetta, aspetta, visto che sei a terra praticamente ti attacco manualmente io. Aia! Mi hanno sparato, bastardo. Ti pigli tutta la mia frecciona. Ok, abbiamo 400 intanto di karma da utilizzare per i potenziamenti. Aspetta, aspetta, vedo un oggetto molto interessante all'interno e voilà. Anche questo andrà riconsegnato al villaggio, sì, è la sposta spirituale. Vediamo se c'è qualcos'altro. No, direi che siamo a posto. Allora, spendiamo quel benedetto karma per i nuovi potenziamenti. Ne abbiamo uno segreto con i Rot, la bomba intrisa di Rot. Tieni premuto L2R1, quindi premi quadrato, per formare una bomba intrisa di Rot. Una volta fatta esplodere, la bomba Rot rallenta i nemici e i proiettili vicini. Uila, però ci richiede 300 di karma. Vabbè, lo ritengo un buon investimento. Vediamo se posso fare una prova, ma dubito, vediamo un po'. Oh! Guardate quanti Rot c'ho in mano. Poi mollo il tutto, lei la lancia e ovviamente gli dobbiamo sparare. Wow, l'area è decisamente molto più grande e dura un sacco di secondi. Questa è perfetta ad esempio contro i nemici più potenti. Sicuramente ci farà guadagnare qualche prezioso secondo. Aspetta che qua invece abbiamo altri cristalli ancora. Bambini, appena possibile la mamma vi compra i cappelli, non rompete le scatole. Ok, ora dobbiamo trovare un modo per arrivare dall'altra parte, visto che il ponte originale è crollato. Allora spara intanto questa. Perfetto. Ok, fammi un saltino veloce dall'altra parte. Stessa cosa anche qua. Lancio la bomba a un movimento sensual. E... ok, siamo a posto. Quando avremo due bombe, questi enigmi saranno decisamente molto ma molto più semplici. Qua non mi sembra di vedere nessun oggetto. Oh, questo è stato più semplice. Non dovevo neanche combattere. E olè. Allora, prendiamo effettivamente quella linea come riferimento per capire come allineare correttamente le varie pietre. Aspetta, no, dobbiamo sparargli un'altra volta. E voilà! E lui disse mi si è aperto il portone. Oh mio Dio, cos'è successo qua fuori, gente? Ma stiamo scherzando? Direi che a qualcuno è sfuggita un attimino la situazione. Ma giusto un attimino. Oh mio Dio. Signora artigiana? Che cavolo ha combinato? Sta bruciando tutto qua. Com'è possibile che non ci siamo accorti che la foresta stava bruciando dalla distanza? Ok, per adesso vediamo di seguire la luce. Guarda che roba, sembra che ci sia una sorta di barriera attorno, una gigantesca sfera che avvolge tutta la zona. Sicuramente dovremo combattere. Guarda, in effetti un po' me l'aspettavo. Avanti, attaccatemi bastardi. Oila! Ok, sembrano molto più resistenti del solito. Aspetta Ciccio, cucati tutta la mia bomba, un movimento sensual. Perfetto, lo stunna temporaneamente. Ma non è che faccia più di tanto. Santo cielo, sembra di essere praticamente finiti all'inferno. Kena, occhio a non volarmi di sotto, che quest'acqua ha un colore abbastanza brutto, brutto, brutto. E, ok, siamo in un'altra parte del villaggio. Sto posto era gigantesco, ci vivevano davvero un sacco di persone. Wow, guarda qua, è tutto distrutto. Ok, nel frattempo abbiamo raggiunto la torre. Credo che l'artigiana, o come cavolo si chiamava, lavorasse proprio da qui. La signorina Adira, con un nome del genere. Oh, di nuovo quel simbolo. Quindi dobbiamo trovare le tre reliquie che ci serviranno a liberare anche il suo spirito. Allora, utilizziamo la maschera che abbiamo per vedere il suo passato. È una maschera molto più grezza rispetto a quella di Taro. Signorina Adira, mi racconti tutto, mi narri le sue vicende e le sue sfortune. Ok, aveva un martello molto particolare. Era intriso della forza dei cristalli. Cavolo, ha cercato di fare. Forse ha provato a risanare il cristallo della montagna e anche lei è stata colpita. Oh mio Dio, forse è colpa sua. Oh, e peraltro quelle due erano insieme. C'era un po' di amore fra questi spiriti. Beh, quando erano ancora in vita, in carne ed ossa. Ok, sembra essere tornato tutto alla normalità per fortuna. Però ovviamente sarà anche tutto invaso dalla corruzione. I can feel her presence everywhere. These fields are scarred with memories of destruction. What could have happened here? Ah, guarda, la conoscevi tu meglio di me di sicuro. We need to find three relics to help Adira. There's something buried beneath the poison over there.
That might be a good place to start looking. E ci saranno anche un sacco di nuovi nemici da affrontare di sicuro. Ok, in pratica dobbiamo replicare quanto fatto fino adesso. Signorina, scusi, la curiosità. Per caso ha visto un carretto che vende cappelli per Roth? No, da queste parti non li avete. Bambini, io gliel'ho domandato alla signora, non è colpa mia? Allora, vediamo quindi di lanciare la bomba. Perfetto, questo lo possiamo all'occorrenza girare. Con quello mi teletrasporto sopra. Vabbè, non è un teletrasporto, ma ci siamo capiti. Direi che dobbiamo saltare poi di qui e poi di qua. Ciuccia chi e ciuccia là. Ok, la corruzione è già letteralmente dietro l'angolo. Vediamo un po'. Oh, abbiamo un vaso qui da cui recuperare altri cristalli che non sappiamo come spendere, i miei poveri bambini. No, davvero, questo villaggio era qualcosa di gigantesco e maestoso un tempo. Non vedo l'ora di rimuovere tutta la corruzione, ma le strutture che sono state danneggiate dal tempo e dalla distruzione, purtroppo, quelle ovviamente non le potremo recuperare. Allora, aspetta che c'era un'ulteriore chest. Ora ancora cristalli, ma no, c'è una collezione, porco cane, che è qualcosa di incredibile. Aspetta che qua sotto ci saranno altri segreti. E giù cristalli. Gioco, mi servono i rot. Porchi quelli per porca. Mentre invece da quest'altra parte, ai, abbiamo una zona furbina dove sicuramente mi attaccheranno. Mi narri tutto, signora. This was a sacred site, built by an ancient people to track the passage of the seasons. Caspita. It's beautiful at sunset. Adira and I spent many afternoons resting in the shade of these ruins. Ah, c'era tanto amore in effetti. Allora, vediamo un po' come attivare il tutto. C'è la classica piattaformina centrale che non risplende di luce propria. Allora, c'è un cristallo lì, quindi vediamo di lanciarci la bomba. Perfetto. Probabilmente abbiamo modo di attivarlo. Tipo così. Ok, è fuori uno. Un altro invece è da quest'altra parte. Faccio fatica a vedere il raggio della bomba. Perfetto, è numero due. Tuttavia, ci serve anche il terzo. Oh, oh, è lassù. Ok, è un pochettino più complicato stavolta. Allora, intanto vediamo di attivare questo. Perfetto, si è creata una piattaforma che mi permette di salire all'occorrenza. Aspetta, vai Kena. Ok, mi posso agganciare qui. Olè. Ok, più un rampino che un teletrasporto. Non mi veniva la parola rampino. E ora non dobbiamo far altro che lanciare la bomba. Teoricamente lì, per un secondo che non ce l'avrebbe fatta. E olè! Abbiamo attivato anche l'ultimo cristallo. Quante complicazioni però ste cavolo di porte, eh? Ok, proviamo a vedere se stavolta funziona e se si attiva il tutto. Perfetto. Oh, oh! Non mi aspettavo di trovare delle scale. Bellissimo! C'era la stessa struttura anche su uno degli Indiana Jones, il terzo, che è il mio film preferito della serie di Indiana Jones. Kena, ti dovete tipo appendere per andare sopra, grazie. E mi fa piacere rivederla anche qua. Oh, un punto per meditare. Guardi, io ho bisogno di un boost di vita perché qua mi stanno facendo il chiurlo a strisce. Mi piace come loro in realtà non stanno meditando. Guardali, più che altro si stanno riposando, non c'hanno voglia di far niente nemmeno loro. Era un bel posticino in effetti, non mi stupisco che venissero qua a limonare tutto il tempo molto probabilmente. Aspetta, aspetta che questi contenitori hanno l'aria furbina. Bambini, mangiate! Mi serve molto più karma, non ne stiamo raccogliendo a sufficienza stavolta. È una zona molto più brulla e quindi non sto trovando abbastanza frutta. Perfetto, vediamo di scendere verso... Oh, maronne, i piani inferiori! Ah, appena scendo mi aspetta già lo scontro. Ok, evitiamo di sfracellarci le gambine se possibile. Perfetto, un attimo che mi sono fatto male. Portate pazienza. Ok, aspetta, vediamo di colpirli anche dalla distanza. Potrei provare a lanciargli le bombe. Vediamo un po' come funzionano. Ok, bomba. Non è che gli faccio più di tanti danni. Presumo che probabilmente li stunnerà. Wow, 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 quello che cos'è? Che cocchio è sta creatura? Aspetta, volevo provare a colpirlo, ma niente da fare. Oh, ok, comunque l'attacco lo sente e viene stunnato temporaneamente. Aspetta, che sta arrivando suo cugino da dietro. Ok, uno fatto fuori. Occhio, aspetta, vediamo un po'. Le frecce non le sentono più di tanto. Oh, li posso tipo soffocare temporaneamente. Oh, c'è qualcuno di grande e grosso dietro di me. Aspetta. Ah, porca di quelli per porca, è un Groot. E è decisamente un Groot. Dite che le bombe funzionano contro di loro. Oh, in effetti sì, gli fa fuori lo scudo. Ricordiamoci che all'occorrenza io c'ho anche il martellozzo. E questo lo sentite proprio il cifrone. Aspetta, ok, eliminati tutti. Grutino, vieni a giocare con me. Ok, aspetta, continua a colpirlo, vai Kena. Porca di quelli per porca, ci doveva essere il furbacchione dietro. Aspetta, ok, scudo eliminato. Vediamo di farti fuori rapidamente, piccolo bastardello. Groot, tu non è cristalli visibili, direi di no. Peggiore dell'ipotesi, gli mandiamo contro i Roth. E chi si è visto, si è visto. Così posso vedere di attaccarlo. Aspetta, non è Groot. Aspetta, quello con le spade, era molto più pericoloso.
Ok, un paio di frecce e dovremmo riuscire ad eliminarlo. Bambini, andate lassù e va. Boom, che marone, questo controller proprio non mi ci trovo. Mi sembrava che fosse un po' più resistente dell'amichevole Groot di quartiere. E come se non bastasse, ora ti hanno pure aggiunto le salamandre. Non saprei come altro definire quelle strane creature. Allora, vediamo un po', abbiamo un ponte lì. E aspetta, aspetta, quella sembra una goccia della vita, una mia impressione. Vediamo un po', e... oh! In effetti lo è! Possiamo evocarli dalla distanza? Mi domando come mai, marone, quanto siete diventati grossi, bambini. Quello purtroppo non lo possiamo attaccare. Aspetta, 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 ci sono le salamandre! Oh! Ok, li possiamo attaccare dalla distanza, questi. Vai così. Uila! È strapotente, ma levati, pezzentone. Ah! Non pensavo vi attaccassero. Aspetta, 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 mi ero dimenticato che loro attaccano dalla distanza. Quindi devo vedere di schivare gli attacchi. Devo coordinare praticamente tutte le varie mosse. Aspetta che ce n'è ancora uno. Ciccio, se me lo becchi cortesemente. Ok, vado continuando a spunare i bastardi. Quanti cavolo ce ne sono? Ok, eliminato. E dovrebbe essere ritornata la pace. Ok, proviamo ad attaccare il coso. Aspetta. Oh, hanno fatto tutto in automatico. E così facendo mi hanno aperto il passaggio. Bello. La cosa strana è che i rot non stanno respawnando alla mia posizione. Ah, ora ho capito perché. Abbiamo bisogno di loro per riuscire ad aprirci un passaggio. Allora, credo di aver capito. Dobbiamo lanciare un'altra bomba lì, altrimenti il ponte non è attivo. Perfetto, ora facciamoli venire verso di noi. Veloci, figlioli, accorrete presto. Ok. E in qualche modo devo farli arrivare lassù. Aspetta che non vedo niente. Ah, ok, c'era il sentierino. E olè, perfetto, distruggi tutto. Ah, c'era un tempietto. Ah, era una parte facoltativa, io credevo fosse un passaggio per raggiungere la zona successiva. Vabbè, ci prendiamo un cifrone di gemme, quindi chi sono io per lamentarmi? Ad ogni modo vediamo di far riesplodere il ponte, altrimenti non ho la piattaforma centrale. E Kena è un pochettino impedita, se non si fosse notato. Perfetto, quindi possiamo scendere ancora più in profondità. Ovviamente mi attaccheranno da un momento all'altro. Porco cane, l'acqua qua sotto è completamente intrinsa di corruzione. Quindi vediamo di non metterci i nostri santi piedini. Se liberiamo il cuore della corruzione, che sicuramente sarà nascosto qua sotto, dovremmo poter muoverci molto più agilmente. Ah, oh, perfetto. No! Dade buoni! Ok, finché mi attaccano dalla distanza va tutto bene, li possiamo eliminare senza troppi problemi. Guarda che non volo di sotto come un povero pirla. Ok, a posto. Bambini? Ce l'ha fatta ad arrivare laggiù? Sembra proprio di no. Il problema è che io non posso scendere. Però nessuno mi vieta di lanciare una bomba direttamente lì. Perfetto. Oh! Ok, ora è decisamente molto più semplice. Allora, aspetta che devo rimuovere questa roccina. Perché, ok, penso di aver fatto la cosa giusta. Allora, andate lì. Devo essere veloce probabilmente, altrimenti ci schiatterò. Poppo una cifra. Ce n'era un altro dietro di me. Ok. E ora andate lì. Veloci. Perfetto. Dovrei aver depurato tutta la zona. Molto bene. E abbiamo ucciso anche una delle radici del fiore centrale. Aspetta che magari saltiamo verso la prossima area prima che si disattivi il tutto. Ok, non dovremmo aver lasciato nulla indietro, quindi possiamo proseguire in tutta tranquillità. Bello! Che bella vista. Cosa abbiamo trovato qua? Ho la vaga impressione che qui ci venisse qualcuno a guardare il panorama. Forse le due signorine, perché vedo due stracci a terra, delle ciotole. Beh, mica sceme, Voglio dire, la vista da qua è veramente meravigliosa. Che c'è, ragazzi? C'è qualcosa con cui posso interagire? Ok. Oh, abbiamo sbloccato il ricordo. E vedi che mi sembrava una zona furbina, in effetti. Perfetto, ci basta utilizzare la nostra maschera e scoprire se il The Long Gamer ci aveva azzeccato. Ah, oh, che carine. Purtroppo no. Mi spiace essere l'uccello del malaugurio, però è così, gente. Da queste parti mi sa che nessuno ha avuto un lieto fine. Ok, abbiamo ottenuto un bel po' di karma positivo. È che me ne serviva, mi pare, 300 per i potenziamenti maggiori. A parte che abbiamo anche i potenziamenti di base delle bombe, come la bomba rapida. Il danno della bomba aumenta se Kena la lancia prima che esploda da sola. Oh, beh, un'abilità di base. E poi possiamo anche avere la bomba multipla. Però immagino che dobbiamo sbloccare prima questo potere. Ok, le bombe sembrano essere relativamente utili, ma non sono perfette contro tutte le tipologie di creature. Perfetto, non ci resta che trovare un modo per ritornare indietro alla zona principale. Forse c'è un passaggio che qualcuno utilizzava ai tempi d'oro. Vai. Oh, vedi che siamo fortunati, abbiamo trovato una sorta di ascensore. Aspetta che do un'occhiata in giro. Si sa mai che ci sia qualche rot nascosto. E vabbè, ogni tanto me le dico da solo. Vediamo un po'.
E buongiornissimo, eh. L'abbiamo liberato, era 300 anni che era schiacciato male sotto quel cavolo di tronco. Sì, ma ce ne mancano ancora 25, sono troppi. Che cocchio, senti, portami di sopra che mi viene da piangere. Spero che tutte le zone non siano così difficili, altrimenti dovremmo tirare parecchi porchi. Vediamo un po', in teoria dovremmo essere ritornati alla zona di partenza. Ai ai ai. Combattimenti? Beh sì, ti pareva che ovviamente non c'erano gli schifi a provare a farmi fuori? Oh, buongiorno signore, aspetta che quanto pare c'hai i cugini. Ok, ma no, stati buono. Perfetto, intanto stiamo caricando il potere dei rot all'occorrenza. Aspetta, mi sono dimenticato come funziona. Così, ok. Questo lo sento un sacco, aspetta. Ui, fatti buono, pezzentone. Aspetta che c'è il tizio che lancia gli schifi là sopra. Ok, no, mi dia proprio mezzo secondo. Ok, shottato alla grande. A te invece piacciono le bombe. E invece ti pigli la martellata, perché ho visto che è molto efficace. Ok, chi altro manca? Ah, eccolo là il tizio, non l'avevo visto. Aspetta, vediamo un po' se riesco a farlo fuori. Fatto fuori, no. Adesso sì. Olè, abbiamo ottenuto intanto 100 punti di karma. E i ragazzuoli sono anche respawnati. Allora, vicino alla casa, se ho visto bene, c'erano delle roccine messe in posizione furbina. Quindi credo che ci lancio la bomba, un movimento sensual. E olè, no, para la bomba, Kena. Vabbè, prima o poi esplode da sola. Che giro del cavolo devo fare? Ah, adesso ho capito. La devo colpire mentre mi trovo sopra la casa, altrimenti non ho modo di raggiungere la zona successiva. Aspetta, spara anche questa. Perfetto, sì, ma non arrivo da nessuna parte. Mi servono altre rocce. Oh, ok, l'ho visto adesso, aspetta. Maronne, perché me li dovete complicare sti cavolo di enigmi? Ok, sì, però non è che mi aiuti più di tanto, a meno che non c'è un fiore. Ok, c'è il fiore. Vai. Ribadisco, eccessivamente complessa e complicata. E tutto questo, dimmi per un rot. Ok, meno male, ok. Ok, ridendo e sterminando siamo ritornati nella zona principale del villaggio. Oh mio Dio, che brutta area. Oh, cos'è sto posto? Allora, vediamo di sparare a quello che fa girare l'ascensore. Beh, Kena, non sbagliarmi il salto, che se mi cadi di sotto ti picchio male io. Ok, ora dobbiamo scendere da questa parte. Mettimi i santi piedini qua. Kena, la tua vita finirà molto in fretta. Dio. Ok, ci sarà probabilmente un'area da purificare. Vediamo un po'. Stiamo salendo un sacco. Sì. Qua puzza di boss battle lontano un chilometro. E questo cos'è? Oh mio Dio, sono dei cosi esplosivi. Credo. Ipotizzo, immagino, fermo, letto. Ah, non sono riuscito a prenderlo. Aspetta. Ok, piglia il cristallo, ottimo. Eliminiamo anche i due schifi volanti. Bene. Andate buoni. E vabbè, c'è ancora gente. Vabbè, corre i cosi esplosivi. Perfetto, eliminati anche loro. Fermo lì. Ah, non ce l'ho fatta. Non è un problema. Aspetta, fai esplodere il tutto. Becca il tizio. Oh, l'hai shottato alla grande. Quanta gente c'è peraltro? Allora, aspetta. Che nel frattempo ho anche finito le cavolo di frecce. Devo potenziare la faretra appena possibile. Ok, fermo. Fermo, morici male. Ok, eliminato uno. Eliminato due. Resta il cugino là sopra. Riesco a prenderlo? Ma ok. Colpo al cuore, dritto dritto. Sti scontri stanno diventando davvero molto più difficili del previsto. Allora, gente, io devo andare lassù. Beh, come ci arrivo? Kena, te riesci ad appenderti? Perché mi pongo questi quesiti? Ok, credo di aver capito. Allora, ragazzi, portatelo qui, perfetto. Nel frattempo, posso mandare qualcun altro a recuperare questo? O sono gli stessi? Ah, no, la nostra squadra di operai, a quanto pare, non si divide, uniti fino alla fine. Praticamente usiamo il piccolo per salire sul grande. Ok, mollate qui, ora io ci salgo sopra. Il resto della squadra, cortesemente, mi avvicini quello grande. Bravi figlioli, la mamma è proprio soddisfatta. E ora l'ho portato invece dall'altra parte. Sì, ma non girate che mi fate salire i conati di vomito, porco cane. Ok, vai Kena, perfetto. Oh no. Oh, boss battle in avvicinamento rapido. Non so voi, ma ho la vaga impressione di averci azzeccato. Allora, abbiamo un cuore gigantesco lì. Delle pietre, cuori più piccoli là. Ok, cerchiamo di distruggerli rapidamente. Vai, perfetto, prima che cominciano a spawnare cattivoni. Oh, buono ciccio. E certo, oh, aspetta che c'erano anche quelli esplosivi. Aspetta, lanciamo la bomba intrisa di rot. Vediamo un po' se riesco a utilizzarla. Ok, non l'ho caricata abbastanza perché il potere dei rot ancora non era disponibile. Cristallino mio. Perfetto, preso in pieno. Aspetta. Si è incocchiato giusto un attimino. Aspetta che adesso mi agganci i nemici. Di solito non me li agganci. Quest'oggi il gioco si sente magnanimo. Aspetta che ho visto adesso che c'hai un cristallino in faccia. Piccolo stellino. Sì, ma non te la devi prendere con me, se sei brutto e cattivo. Ok, perfetto. Ed eliminato, ottimo. Salve signore, no, non mi tiri le cose. Ok, perfetto.
Un po' di buttato di sotto. Chi è che mi ha sparato? Aspetta, prendilo il cuore, Kena. Ok, eliminato. Oh no. Oh no, la boss battle. E questo quanto è grosso? Cos'è? Il cavaliere rampicante? Allora, proviamo a prenderlo sull'occhietto prima che cominci a pararsi. Non ha gradito più di tanto il nostro scherzone? Aspetta, come faccio ad attaccarlo? C'ha lo scudo il bastardo. Ma non vale. Ok, proviamo a lanciare la bomba coi rot. Aspetta un po', vediamo un po' se funziona. Ok, ok, attivala. Perfetto. Ok, ora la posso colpire, ma non è che gli faccia troppi danni. No, non è male. Non è così male, non è così male. Continua ad attaccare Kena. Aspetta, 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 che lo scudo però lo protegge davvero. Fermo, fermo lì, fermo lì, fermo lì. Fatti prendere dall'ansia Lon. Ah, lo pre... Ah, ah, no, no. Porco cane. Ok, quando fa quell'attacco ti lancia i rampicanti e sono cocchi in mani. Ok, mandiamo i rot contro di lui. Vediamo un po' se riesco ad attaccarlo. No, utilizza comunque lo scudo. Però si rende vulnerabile ai cristalli. Perché non riesco a prenderlo sui cristalli? E dai, ma gioco, ma vi prendi in giro? Oh. Ok, probabilmente questo scontro dovrò rifarlo più di qualche volta. No, 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 no. Ok, aspetta, rallentone. E contrattacco. Moronne. Gioco ogni tanto, ti odio. Aspetta, occhio, 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 occhio. Vabbè, ma non vale. Ah, ma hai fatto proprio male all'orgoglio soprattutto. Occhio. E che cocchio, aspetta. Aspetta, volta lo piglio. Ma non è possibile. Ma dai, bomba in trita di rot. Vediamo se funziona di nuovo. Perfetto, fa le spalle, fa le spalle. Veloce. Ok, così ho tempo di contrattaccare. Ora quel maledetto cristallo. E poi lo attacchiamo anche direttamente. Veloce, 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 veloce. Devo solo andare indietro. Altrimenti rischio di essere preso. Perfetto, gli resta poca vita. Il problema è che io ho finito gli attacchi. No! Dai, che stavo schivando. Sei un bastardo. Aspetta, 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 che ne prendi tutto, che ne prendi tutto. Ok, ho finito i fiori, vero? Ok, bomba di rot. Vai. Perfetto, ed esplodi. Ottimo. Tacca, 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 tacca. Non ce la faccio. Vai così, vai così, vai così. Veloce, ragazza mia. Ok. Oh, oh. C'è un altro fiore là dietro in caso di necessità. Aspetta, l'abbiamo indebolito abbastanza. Aspetta, vai così. Vai così, vai così, vai così. Ah! Abbiamo qualche prezzo da secondo per contrattaccare. Ok, altra bomba in tira di rot. Aspetta. Ah, no, no, mi sono cagato in mano. Oh, all'occorrenza gli lancio anche la bomba normale. Non è che ho avuto troppi problemi. Come potete vedere, rimane stunnato per qualche secondo. E lo possiamo contrattaccare. Non so perché ogni tanto me li vado a complicare io gli sconti. Oh. Perfetto. Ora possiamo depurare quel maledetto cuore lassù. Oh. Guarda che bella che non è adesso sta zona. Ok, seconda radice distrutta. Ah, io stavo andando a caso e neanche a farlo apposta. Ho liberato una nuova zona. Ma che bel panorama, ma che bel posto. Ma perché sto gioco non se lo sta guardando nessuno? No, davvero, ha avuto delle critiche non positive di più. Nessuno che sta guardando la serie di Kena. E questo cosa mi serve? Allora possiamo girare questo all'occorrenza. Oh! Perfetto, bambini, prendete la gocciolina. Mi sono accorto adesso che c'era il fiorellino qua in fondo. Perfetto, e olle. Ottimo, qualcuno vuole diventare una creatura molto più mastodontica. Bravi ragazzuoli. E ora accodatemi tutti i campi, così otteniamo un pochettino di karma. Me ne servono almeno 300 di punti di karma. Perfetto. Aspetta, tutte le pianticine, dalla prima all'ultima, santo cielo. Guarda. Immaginate essere un agricoltore con una creatura del genere che ti dà un vantaggio tattico non da poco. Bambini, nutritevi, bravi figlioli, e datemi tutto il karma. Perfetto, guardali, sono tutti belli contenti. Lo so che non vi ho comprato i capelli, mi dispiace, non ci sono i negozi da ste parti. Sono tutti poveracci straccioni. Però le gemmine ce l'hanno, I negozi no, ma gemmine nascoste in giro. Ne stiamo trovando uno sproposito. Non credo ci siano dei rot. Aspetta, aspetta, aspetta. C'era qualcosa di luccicoso. C'era un'altra chest con altre gemmine, ovviamente. Oh, signorina, scusi, non l'avevo notata. Anche lei si annunci. This is where we built our ox. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. Ok, vi bastavano le creaturine che utilizzo io e in men che non si dica cresceva di tutto. But he became so much more. It's no surprise the dearest spirit has latched onto him. Ok. Scusi, io intanto continuo a derubare le genti, tanto sono morti tutti. Ancora cibo! Magnate, bambini, magnate, che dovete diventare più grandi e più potenti. Allora, qui possiamo anche lanciare una bomba, ma non so perché, vediamo un po'. Mi crea una piattaforma per salire. Per salire e andare dove, gioco? Ah, c'è una zona qua sopra, in effetti. Aspetta, 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 che magari troviamo qualcosa di segreto. Nascosto. Oh, oh, dimmi che è un punto per la meditazione. No, mi sa che è un punto per giocare a fare il piccolo arciere, vero? Ah no, c'era un rot. Ok, come l'ho detto, come l'ho detto. Per un secondo mi ero cagato in mano, perché come arciere faccio schifo. Buongiorno, signore. Si aggiunga la ciurma, forza, perfetto. Magari ancora 23, però. Oh, come potete vedere abbiamo depurato praticamente tutta l'acqua del villaggio. Dovremmo aver risanato praticamente 2/3 di questa zona.
Allora faccio giusto un salto. Aspetta che c'erano altri cristalli. Dove eravamo prima? Perché ora... aspetta, ma ora posso passare in tutta tranquillità. Non c'è neanche bisogno che aspetti la piattaformina. Ed ecco qua. Sono anche un po' più bagnata di prima, ma detto così suona male, perché ho visto che c'erano delle cose luccicanti. Quindi abbiamo una cesta qua e un'altra cesta da quest'altra parte. Sperando che non mi faccia spawnare creature malvagie. No, sembra una cesta normalissima. 4400 cristalli praticamente. E nel frattempo, esplorando i campi, ho trovato effettivamente il cuore centrale, quello che dobbiamo distruggere. There's a relic here. These rocks look like they're part of a larger structure. This is our ox. He helped us shape the land. We have to help him. I don't know how he could possibly be functioning after all this time, but we can't leave him like this. Tranquilla, signorina. Try clearing the other areas of corruption in the fields. I think they're connected. Guardi, ho giocato abbastanza videogiochi da capire come funzionano queste dinamiche, quindi non si preoccupi. Oh no, ho trovato un'altra zona. Oh, con scontri brutti in avvicinamento rapido. Tengo già pronta la freccia della serie Sisa. Oh no. Oh, non tu. Non lui. Ma porca di quelli per porca. Beh, poteva andare sottoterra? Non me lo ricordavo. Allora, aspetta che a te le bombe invece non piacciono ma proprio per niente. È così. Ah, aspetta, no, a lui non piacciono neanche i martelli. Aspetta, 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 vai di martello. E ho le. Aspetta, eliminato alla grande. Oh, che sta facendo? Dov'è? Aspetta un secondo, aspetta un secondo. Sta lanciando attacchi dall'alto. Oh, da quando hai stabilità? Piccolo fetente. Aspetta, 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 aspetta. E poi sparisce. Ok, ora sappiamo cosa, a cosa dobbiamo fare. Attenzione. Buoni bastardelli. Aspetta, aspetta, Kena, 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 fai molta attenzione. Perché qua ci attaccano in massa. Ok, uno lo abbiamo eliminato. Sì, ma mi stanno attaccando troppe genti. Decisamente troppe genti. Ok, lancio una bomba. Esplodi. Aspetta, così posso attaccare. Tranquillità. Ok, ok, ok. Perfetto, eliminiamo almeno i minion. Mi pare la cosa migliore. Occhio, occhio, occhio. Resta in simpaticone. L'ho preso al volo. Mi sono cagato che voi non ci avete idea. Aia. La bomba danneggia anche me. Ok, questo non lo sapevo. Salve signore. Resti lì, non si muova. E il martello sarà subito da lei. Ok, questo attacco lo sente proprio una cifra. No, 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 no. Col cocchio, col cocchio. Ok, riattaccato. Aspetta, 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 aspetta. Vediamo se può attaccare un'altra volta. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. È riuscito a sparire purtroppo. Maronne. Un attimo, 8 miliardi di minion all'improvviso. Aspetta, 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 aspetta. Vai, attacco, attacco, attacco. Non mi frega se mi danneggia temporaneamente. Oi, oi, oi. Si è triggerato male, male. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, attacco dalla. Aia. Provo di arrivare dall'alto. Oh, oh. Ma stia scherzando. Oh. Non riesco a fare niente. Ti giuro, non riesco a fare praticamente niente. Allora, intanto che lui è nascosto, intanto fatemi eliminare le creaturine. Buono, perfetto. Aspetta, 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 che intanto è spawnato il bastardone. E una martellata ve la cuccate tutta. Ho raggiunto solo il tizio davanti. Aspetta, 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 che abbiamo ancora abbastanza potere dei rot. Ok, finalmente l'ho eliminato. No, 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 te lo cucchi anche tu il martellozzo. E mo basta veramente però. Oh, abbiamo finito? Ciao bambini. E per un secondo mi sono cagato giusto un attimino. Allora, voi intanto raccogliete lì. Io sparo al coso qua sopra. Perfetto. Oh, in effetti questa gocciolina d'acqua la dobbiamo portare da quest'altra parte. Ci sono un sacco di zone intrinse di corruzione letteralmente dovunque. Bravi bambini. E voilà, perfetto. Oh, nel frattempo è partita anche una cutscene. Ah, adesso ho capito. Altrimenti non possiamo avanzare e fare la battaglia finale. Maronne, ho visto il cuore. E praticamente in culolandia. Era in cima a una sorta di collinetta. Aspetta che adesso questa telecamera è un boia di incubo. E devo fare anche molta attenzione perché loro non possono cadere dall'alto, altrimenti si distruggono. Possono giusto fare qualche leggerissima discesa, ma nulla di più. Perfetto. Devo aver fatto qualcosa di giusto. Oh, abbiamo un altro fiorellino anche qua. Aspetta allora che li distruggo. Perfetto, ora non ci resta che sollevare queste rocce, altrimenti i ragazzuoli non possono passare. Ragazzi, rapidi che vorrei evitare di prendermi un masso sulle gengive. Perfetto. Aprite la strada, ottimo. Veloci che è ancora tutto sbarrato. Dobbiamo probabilmente liberare queste rocce, altrimenti non possiamo raggiungere la zona superiore. No, qua non possiamo fare nulla. Ok, intanto è ricrollato il tutto, quindi lanciamo un'ulteriore bomba qui. Vai. Perfetto. Ora. Oh, ok, dobbiamo concatenare probabilmente i lanci. Quindi uno qui. Piena rapida. Piena rapida, non me la cannare. Vai. E ora mi... saltami di sotto. Ok, per un secondo mi ero caccato un attimino. E direi addio corruzione. Forse questo era l'ultimo che dovevamo distruggere. Oh, alleluia, alleluia. E così possiamo recuperare la prima delle tre reliquie. Ok, adesso è tutto decisamente molto più bello. Oh no, non mi fate fare le garette con l'arco che sono stranegato. E poi in realtà non è che il gioco me le fa fare, sono io che sono scemo. Ogni tanto rallento il tempo più che altro perché mi fanno male le dita. E con i controller
E quanti ne me ne metti? Sono proprio negato? Basta? No, gioco di col cocchio. Basta. Ho detto basta, gioca. Che mi sale l'ansia dell'arciere. E ma ho finito le frecce. Che ti lancio la voglia di vivere. A posto? Tutto questo per un rot. Rot, spero che tu ne valga la pena, se no ti rompo io, porco cane. Va che son pirla pure io. Ora che abbiamo rimosso la corruzione, possiamo anche visitare il resto del villaggio. Oh, vedo il carretto. Bambini, vedo il carretto coi capelli. Ok, corro subito di sotto. Proprio mi ci butto, mi ci precipito. Kena, sei viva? Sfracellata le ginocchia, ma ne è valsa la pena. Yay, non sono la peggior madre che sia mai esistita. Bambini, c'è il carrello. Carretto, qua come cavolo si chiama? Allora, abbiamo il cappello da baseball. Perfetto, poi mi dicono che abbiamo quello col coleottero. Ah, proprio il cappello di paglia. Guardalo lui come sexy. Adesso ho scoperto che posso anche fargli girare la testa. Perfetto, per 25. Questo mi è costato più degli altri. Abbiamo la maschera di Taro che costa 500. Però è unica effettivamente. E li abbiamo già recuperati tutti, davvero. Non ne abbiamo sbloccati tanti in questo episodio, in effetti. Oh beh dai, il lato positivo è che più della metà dei miei figlioli ha un cappello dedicato. Perfetto, tutti alla moda, vi voglio, eh. Devo essere la madre più faiga di tutto il quartiere. Intanto continuate a recuperarmi gemmine. Qua non possiamo passare fin tanto che non trovo un modo per convertire i ragazzuoli. Signorina, buongiorno, la strada è ostruita, mi racconti tutto? Ah, è la strada successiva che dobbiamo sbloccare più avanti. Avete fatto le porcelline, eh? Brighella. Ok, probabilmente ci serve il bue di cui lei parlava tanto. Che bello che è sto posto, comunque, meraviglioso. E nel frattempo ho anche raggiunto la strada che ci ha condotti a questo villaggio all'inizio, quando tutto era ancora infiammato, infuocato e via dicendo. Se vi ricordate, la maggior parte delle strutture erano completamente inaccessibili. Ma se siamo fortunati, forse dovremmo scoprire qualche segreto. Uila! Eccola sulla porta, e anche qua c'è un tempietto che dobbiamo ripulire. Ah, ora ragioniamo. Sicuramente quello conterrà una delle gocce. Perfetto, e voilà! Oh, meno male, bambini, intanto andate ad aprirmi il vaso laggiù. Mentre invece il resto dei figlioli, se fossero così gentili da trasformarsi, grazie, che mi si era tipo buggata l'interfaccia, ma vabbè, dettagli. Allora, ho visto che c'erano anche dei campi. Eccoli qua sotto, perfetto, vediamo di far crescere tutte le piantine. Ottimo. E altri campi anche da quest'altra parte. Vai così, vai così. Posto? Direi che abbiamo un segreto qua dentro. Buongiorno, signor Rot. Scusi, ma lei era nascosto dentro la zucca, ma mi prende in giro. Oh, si è mangiato tutta la zucca. Vergogna, ti potevi offrire qualcosa ai tuoi fratelli. Perfetto. E quanto stiamo di... Ah, 275, mi servono almeno 300 per il prossimo level up. E sembra proprio che qualcuno si sia fregato di nuovo le statuine. Ah, dobbiamo recuperare 3 statue a forma di gufo che saranno sparse per la valle. Letteralmente, quasi dovunque, una l'abbiamo trovata. Ma ci sono anche i cattivoni. Buongiorno, cattivoni. Chi vuole essere attaccato? Aspetta, 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 che ti piglio un attacco dall'alto che ti passa la voglia di stracciare i maroni. Buona, buona, aspetta. Un attimo, non c'era bisogno di sgattarrare. Ho detto che non c'è bisogno di sgattarrare. Perfetto, ci resta solo quella orribile salamandra. E voilà, zona ripulita con successo. Ottimo, bambini, prendete la statuina, santo cielo. Il comune non ci paga, lo so, ma noi comunque vediamo di risanare la zona. Oh, nel frattempo ci hanno già ricompensato con del karma positivo. Quindi anche se non le troviamo tutte e tre, il gioco è magnanimo e ci viene incontro. E oh, sì, mi sa che laggiù c'è un'altra zona extra. Per adesso, visto che siamo sul finale dell'episodio, casomai, limitiamoci a dare una ripulita a quest'area. Allora, abbiamo un'altra bomba da tirare anche qua. Ottimo. Oh, un'altra statua a forma di gufo. Allora, intanto portatela fino a qua, perché sta roccia scende molto più rapidamente delle altre. Perfetto, quindi devo fare così. Così, poi di collo. Non ha funzionato. Buongiorno, le mie bombe mi mentono. Bomba. Ah, da sto lato non si sa perché non funziona. Ah, questi bug. Scusate, che lancio un'altra bomba. Vediamo un po'. Ok, da di qua va bene, bambini. Pedalate, pedalate. Vabbè che siete spiriti, in teoria non penso che vi possano schiacciare. Guarda, guarda che banda di disadattati. 10 che lavorano e gli altri 30 che guardano. Ma dimmi te, come siamo ridotti male? Vabbè, nel frattempo vediamo di posizionare anche la seconda. E intanto la mamma va a guadagnarsi la pagnotta, che detto così suona male, ma ci siamo capiti.
E mi hanno dato un altro po' di karma positivo. Qui là, nel frattempo siamo ritornati alla grande porta che abbiamo aperto ad inizio episodio. Allora, lanciami un'altra bomba. Perfetto, entriamo rapidamente prima di essere schiacciati. Oh no, un'altra chest di quelle bastarde nel profondo. Ok, il mio corpo è pronto, nemici, non vi temo. Giusto un attimino. Ok, abbiamo una trentina di secondi per farne fuori una decina. Oddio, sono quelli piccolini, dovrei riuscire a batterli senza problemi. Anche se mi feriscono, non è che mi freghi di tanto. Ho detto che non mi frega, non che puoi farlo, bastardo. Ok, aspetta, andiamo anche di martellozzo. Dovrebbe farne fuori parecchi in una volta sola. Ne mancano ancora 4 e abbiamo 17 secondi. Veloci, spawnate piccoli bastardi. Dove siete? Dove siete? Veloci. Veloci, ok, me ne mancano 2. Grazie di esserti avvicinato, perfetto. Facciamo fuori, oh, perfetto, tutti e due nello stesso momento. E mi cucco pure la chest. Con all'interno, presumo, una buona quantità di cristalli. No, un altro di voi, perfetto. Signore, venga, venga, veloci, che abbiamo statue da sollevare e porchi da tirare. Ok, ce ne mancano ancora una ventina. Oh, prima di poterle velappare. Ora io come esco, scusate. Perfetto, sono riuscito a fuggire. Ci è voluto qualche tentativo perché il gioco ha questi bug, ma vabbè, dettagli. Allora, non siamo ancora entrati in questa casa. Vediamo un po'. Oh, c'è l'altra statuina. Sì, adesso la recuperiamo, bambini, tranquilli. Che poia ci fate nelle ciotole? Ma che voi altri ci avete una brutta dipendenza da ciotole? Sono tipo i gatti che devono sempre infilarsi nei luoghi più strani, ma vabbè, dettagli. E voilà, abbiamo inserito anche l'ultima e ci ha dato il cappello a uovo. Ok, abbiamo ciulato praticamente l'uovo a qualche creatura innocente. Allora, datemi un secondo che mi servono ancora loro in versione mutata, perché abbiamo un tempietto da salvare. E di certo non vi dirò che ho dovuto respawnarli 4 volte perché si buggavano e di colpo sparivano. Ma vabbè, dettagli, ok. Tempietto ripulito alla grande, ottimo. Mi ha dato un boost di karma positivo veramente incredibile. Ok, in teoria non dobbiamo neanche affrontare alcuna boss battle, presumo. Voglio dire, è già aperto. Penso che dobbiamo solo mandare i bambini. E per il resto un colpo dritto al cuore. Sono riuscito a mancarlo. Un colpo dritto al cuore, chi si è visto si è visto. Olle. Così la zona è completamente ripulita e... oh mio Dio, era veramente un bue. Io pensavo fosse un modo di dire. Lo riusciamo a riportare all'antico splendore? Wow! Lo prendo come un sì. Buongiornissimo! Ma è una creatura mastodontica! Che spettacolo! Rufus, you're okay. I can't believe it. How are you doing, big guy? Lo vedo ancora bello felice e anche tanto scattante, non lo so, energetico. Bana! Atti buono. Lo possiamo usare contro i nemici? Ah, c'è tanto amore nell'aria. Oh, forse lo possiamo utilizzare per sfondare quel muro che abbiamo visto prima. Cosa diavolo avete incantato voi altri? E questa è la prima reliquia. Perfetto. Ok, dobbiamo fare una lunga strada prima di trovare le altre due, gente. Ah, ma che carino lui. Oh, e mi hanno dato anche alcuni rot. Perfetto, siamo saliti a 48. Cos'è una cosa? Possiamo fare tipo la foto? No, si mettono tutti in posa. Aspetta un secondo. Ma mi prendi in giro? Guarda, incredibile, ma vero. Oh, è inquietantissima sta cosa. Tutti che girano lo sguardo. Dai, posso davvero metterli in posa? No, qua ci faccio la miniatura. Ok, basta stare in posa, gente. Avanti, abbiamo un lavoro da fare. Ma, gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Abbiamo trovato anche un valido alleato che sicuramente saprà aiutarci nei prossimi episodi. Abbiamo ancora un bel po' di questo villaggio da esplorare. Sicuramente sarà pieno zeppo di segreti. Ma rispetto a come lo abbiamo trovato a inizio episodio, devo dire che abbiamo già fatto un ottimo lavoro. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti il bue vi sfonda a casa. Poteva sfondare di peggio, siamo onesti. E noi ci vedremo, brutta zona, in un prossimo video. Cioè, devo fare l'outro e ovviamente finisco in bocca ai nemici perché mai è una cavolo di gioia. Ciao ciao!